Cammina in fretta, sbaglia strada. Libro dei Proverbi, capitolo 19, verso 2. Il giusto momento. Ci era capitato a molti di dover fare qualcosa in fretta, perché il tempo mancava. Proprio la fretta e la mancanza di concentrazione, però, sono state la causa di un fallimento. Probabilmente il tempo per rimediare al malfatto o la ricerca di un'alternativa hanno condotto ad un ulteriore dispendio di tempo. Lo stesso accade quando non riflettiamo sulle parole, produciamo più danni che bene. Non è buono essere precipitosi nel parlare, tanto quanto nel fare. Dovremmo sempre riflettere ed essere in piena coscienza prima di dire o fare qualsiasi cosa. Rimediare non potrebbe essere sempre molto agevole. Si dice che la fretta sia una cattiva consigliera, ed è proprio vero. Impariamo ad avere calma e a fare ogni cosa con ordine e con rispetto, nel giusto momento. Si dice anche che la calma sia la virtù dei forti. Infatti la calma riesce a farci attendere il tempo opportuno, perché da ogni nostro agire risulta il bene. Riflettere, attendere il momento giusto, prima di agire o di reagire, è la formula per evitare molti sbagli. È scritto nella parola di Dio: riflettete bene sulla vostra condotta. Libro di Ageo, capitolo 1, verso 7. Ascolta il consiglio del Signore oggi stesso. Scegli dunque la vita affinché tu viva. Libro del Deuteronomio, capitolo 30, verso 19.